Il tema dell'intervento pubblico nell'economia richiede talune precisazioni e chiarimenti preliminari. La formula, come scrive già 35 anni fa Massimo Severo Giannini, sembra suggerire che lo Stato e l'economia siano due ambiti separati e disgiunti, rispetto al quale il primo, lo Stato, realizza una sorta di invasione di campo nella seconda. Altro dunque sarebbe lo Stato e l'azione pubblica, altro l'economia e il mercato. Si tratta tuttavia, lo scriveva già Giannini, di una lettura del tutto fuorviante e ideologicamente connotata. Lo Stato e i pubblici poteri sono sempre stati un fattore che ha determinato le condizioni dell'agire degli soggetti economici privati. Questo è vero a iniziare dalle regole apparentemente più minute e scontate, si pensi alle norme che impongono le unità di misura dei pesi o la lunghezza delle cose, o ancora alle norme che impongono l'orario che si utilizza. Ma in fondo, lo stesso può dirsi anche per lo strumento per eccellenza del capitalismo, la società anonima. La società per azioni, storicamente espressione e creazione di pubblici poteri attraverso il certificato dell'incorporazione che garantiva all'imprenditore la limitazione della responsabilità patrimoniale, il privilegio di poter rispondere solo con i beni conferiti alla società. A sua volta anche il mercato è un fenomeno artificiale che esiste e funziona sulla base delle regole che ne delimitano i confini e le modalità di funzionamento. Ecco perché quando si riflette sul significato dell'intervento pubblico nell'economia si deve riflettere su due ordini di quesito che nel tempo hanno avuto risposte profondamente diverse. Da un lato, qual è l'interazione tra Stato e mercato? Dall'altro, quali sono gli strumenti e le modalità di intervento dello Stato nell'economia e dunque quali sono le regole che trovano applicazione? Naturalmente non rispondo a questi due interrogativi, provo però in forma esemplificativa ad offrire qualche possibile indicazione. Quanto al primo tema, il rapporto e l'interazione tra Stato e mercato, è evidente che la risposta è strettamente connessa all'ideologia e alle opzioni culturali di chi risponde. Tuttavia, è bene muovere dalla considerazione che lo stesso valore dei beni privati è profondamente condizionato dalle politiche pubbliche. Tra gli esempi più efficaci che si possono fare per offrire dimostrazione a questa affermazione, si può scegliere quello che si legge in un libro ormai classico di Holmes e Sunstein, The Cost of Rights, Il costo dei diritti. In che modo, si chiedono gli autori, il costo delle abitazioni in cui viviamo dipende dalle politiche pubbliche? Nel libro che appena citavo, l'esempio che viene indicato è quello della città di Chicago, in cui le scelte dell'amministrazione comunale in materia di sicurezza pubblica, ma lo stesso potremmo dire le scelte in ordine alla pulizia delle strade o le scelte in materia di trasporto pubblico, hanno determinato un incremento del valore degli appartamenti in una misura pari al 15%. Come dicevo, la sensibilità culturale e le ideologie di chi risponde sono molto rilevanti nel tema che trattiamo. Tuttavia, merita considerare che anche nell'epoca d'oro del liberalismo, nell'Ottocento, ci sono state iniziative economiche riservate esclusivamente allo Stato, perché solo lo Stato poté intraprendere iniziative quali quelle della creazione del sistema postale o del sistema ferroviario, proprio perché i privati non investivano in attività che avevano un ritorno atteso molto lontano. Il problema è ritornato oggi attuale. Non è un caso che gran parte delle infrastrutture pubbliche e dei trasporti
di questo paese, ma anche quelle europee e così pure negli Stati Uniti, siano state realizzate tra i 70 e gli 80 anni fa. E questo ha determinato un fisiologico ammaloramento che oggi richiede grandissimi investimenti per rinnovarle. Tutto questo ci porta al secondo degli interrogativi che ponevo, quello che riguarda le regole. Riprendo qui una formula fortunata di Sabino Cassese, quella della nuova Costituzione economica. Perché nuova? Perché se leggiamo solo le norme della Carta Costituzionale, la risposta dei nostri costituenti era nel senso che il fallimento del mercato dovesse trovare una risposta nella pubblicizzazione. E quindi in ultima analisi nel trasferimento della proprietà delle imprese ai soggetti pubblici. Oggi invece, per effetto dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nelle norme del Trattato dell'Unione si legge una risposta diversa rispetto alla pubblicizzazione, una risposta che è costruita sulla regolazione del mercato. In questo senso, una norma paradigmatica è costituita dal divieto degli aiuti di Stato, il divieto di operare il trasferimento di risorse pubbliche a favore di imprese che siano in grado, tali aiuti, di attribuire un vantaggio economico selettivo capace di falsare la concorrenza nel mercato unico. Quella del divieto aiuti Stato merita sottolineare una specificità dell'Unione Europea che ad esempio non si riscontra nei rapporti tra gli Stati dell'Unione Americana o in altri Stati confederali o federali come si avvia a essere l'Unione Europea. Tutto ciò ha posto un problema per quanto concerne ad esempio la concorrenza globale, perché si pone sempre più spesso il problema di garantire un level playing field, un piano equilibrato, orizzontale di concorrenza fra le imprese nazionali europee che competono sui mercati globali, con player invece che si avvalgono di significative misure di sostegno da parte degli stati di origine cui appartengono e che non sono tenuti, come le imprese europee, a rispettare obblighi e vincoli stabiliti dai regolatori internazionali a tutela, tra l'altro, anche dei diritti dei lavoratori, della salvaguardia dell'ambiente o che riguardano misure interne di tipo protezionistico. Questo quadro che ho provato in via estremamente sintetica di illustrare oggi è ulteriormente mutato per effetto di un duplice concorso di fattori. Da un lato la crisi economica che nell'ultimo decennio ha caratterizzato l'evoluzione dell'economia mondiale e dall'altro gli effetti della pandemia, gli effetti del Covid, da cui auspicabilmente ci apprestiamo a fuoriuscire. Si tratta di eventi, sia la crisi economica globale, sia anche la pandemia, che hanno rimesso al centro dell'attenzione l'azione collettiva, in particolare l'azione pubblica. Tutto ciò, tuttavia, ha suggerito un nuovo modello di analisi più granulare, più attento alle modalità di intervento. Se volessimo scegliere una formula che rappresenta questo diverso modello analitico, sceglierei senz'altro la formula adottata nel libro di Marianna Mazzuccato, Lo Stato innovatore. Perché lo Stato innovatore? Perché l'innovazione è un processo in cui il capitale privato è disposto a investire solo quando sono chiaramente visibili i ritorni finanziari. Senza gli iniziali investimenti dello Stato, unico attore normalmente a fornire capitali pazienti, non si riesce a innestare quel processo innovativo
che evidentemente l'innovazione richiede. Non è un caso che nel tempo più recente, nell'ultimo decennio, le innovazioni tecnologiche più significative siano state il frutto di deliberate scelte pubbliche di investimento in determinate aree, e l'esempio migliore che si può a questo riguardo offrire è costituito dall'informatica e dalla rete internet che tutti noi anche in questo momento utilizziamo. Ecco, questa formula dello Stato innovatore oggi vede moltiplicarsi accanto allo Stato regolatore, allo Stato garante dei diritti e dei beni comuni, emerge la richiesta di discesa in campo dello Stato protettore, dello Stato garante, dello Stato promotore della crescita e dell'innovazione, dello Stato finanziatore, dello Stato gestore, dello Stato salvatore rispetto al rischio di fallimento di imprese sistemiche, come è avvenuto per le banche, infine anche dello Stato doganiere rispetto a investimenti esteri predatori in settori strategici. È chiaro, e mi avvio alla conclusione, che oggi con l'approvazione del programma Next Generation EU, finanziato per la prima volta con il ricorso in misura rilevante all'emissione di titoli di debito sovrano europeo, con la temporanea sospensione del patto di stabilità che necessiterà evidentemente di una possibile revisione, e così pure con il temporaneo allentamento dei vincoli in materia di aiuti di Stato, basti pensare che oggi le deroghe alle regole in materia di Stato si ottengono in settimane, mentre negli anni passati per tutto ciò era necessario attendere mesi. Ecco, tutto ciò apre una nuova fase nella regolazione europea dell'intervento pubblico nell'economia. Si tratta di un nuovo scenario rispetto al quale ancora non sono evidentemente percepibili e non possono neanche da parte nostra essere descritti gli effetti, ma sicuramente gli effetti li vedremo in maniera evidente nei prossimi anni. Nel senso più ampio, l'intervento dello Stato nell'economia si articola notoriamente lungo due paradigmi, due tipologie, famiglie di strumenti. Da un lato la fissazione e l'applicazione delle regole, quindi lo Stato come arbitro o almeno organizzatore del campionato nel quale operano gli operatori economici, e dall'altro una discesa in campo più diretta con forme di investimento, sovvenzioni, finanziamento, aiuto, che possono essere naturalmente più o meno a condizione di mercato, ma che richiedono in qualche modo che lo Stato indossi la casacca, la maglia di giocatore. La caratteristica di questa seconda famiglia di interventi è che naturalmente però lo Stato, per quante limitazioni e per quante barriere si vogliono porre, non può dismettere totalmente la maglia di arbitro che contemporaneamente in qualche misura indossa. A queste due etichette semplificate, sempre più si va affiancando quella anche dello Stato che potremmo definire, mantenendo questa metafora calcistica o comunque sportiva, lo Stato allenatore, lo Stato che contribuisce attivamente a far crescere la squadra, a far giocare al meglio i singoli giocatori. È una comune semplificazione che la prima famiglia di interventi sia quella caratteristica del libero mercato, dei sistemi nei quali lo Stato si limita appunto a intervenire per correggere fallimenti del mercato, con qualche solo tolleranza per la produzione di beni pubblici o quasi pubblici, mentre la seconda famiglia, lo Stato che interviene in modo più diretto, è in tensione con questo approccio. Ma questa semplificazione, se da un lato è uno stereotipo che contiene naturalmente una qualche verità,
è inadeguata perché, come già si è detto nell'introduzione da parte del professor Zoppini, i confini tra queste aree di intervento sono ambigui, sfuggenti, frastagliati, ma anche perché in fondo molte di queste sono etichette vuote. Possono essere forme di regolamentazione molto più invasive della partecipazione del capitale delle imprese, così come è possibile che vi siano degli investimenti pubblici anche nel capitale di imprese private e anche di controllo che sono rispettosi della libera iniziativa, della concorrenza, che non sono distorsivi e che sono efficienti, efficaci, quando non addirittura necessari per fare appunto crescere l'economia. E d'altronde sono già stati citati alcuni degli studi, Mazzucato è una degli esponenti più noti di questo filone, di come si metta in luce la necessità dell'intervento positivo a fini in particolare di sviluppo tecnologico, competitività, crescita, anche negli ultimi decenni. Ecco, l'oscillazione del pendolo tra Stato più o meno interventista è allora del tutto fisiologica e inoltre gli stessi campi entro i quali circola e oscilla questo pendolo sono tra loro non sempre nettamente divisi e il meccanismo di oscillazione è meno rigido di quello che possa sembrare. Quindi una banalità osservare come di fronte alle crisi, in particolare le due più recenti, quella finanziaria del 2008 e quella dovuta alla pandemia, il ritorno dello Stato in sé non solo non è affatto sorprendente, ma è, abbiamo visto, stato anche invocato e giustificato da coloro che tradizionalmente sono più scettici su questo fronte. Per voler provare a cogliere delle linee caratterizzanti, molto naturalmente semplificate, di questa della fase che stiamo vivendo attualmente, forse si possono mettere in luce tre aspetti. Il primo è che comunque, pur i nuovi strumenti ai quali farò un rapido cenno, e se vogliamo un diverso paradigma che viene sempre più affermato e accettato, non ha certamente le caratteristiche di cambiamento radicale che hanno avuto altri passaggi tipici dello scorso secolo. Siamo al New Deal rooseveltiano, come d'altronde è messo ben in luce da un bel e recente volume curato da Bassanini, Napolitano e Torchia. Siamo cioè di fronte, tutto sommato, a una variazione sul tema più che a un vero cambio di prospettiva ideologica. Il secondo punto è lo stato delle finanze pubbliche, che in fondo è stato, anzi nemmeno in fondo, notoriamente è stato il grande driver della fase delle privatizzazioni degli anni 90, ma che più di recente ha anche rappresentato il limite, per qualcuno forse anche il baluardo, all'intervento più diretto dello Stato, e che di fronte al Covid invece ha visto molti, anche tra i più recalcitranti, convincersi della necessità di un allentamento di una serie di vincoli di bilancio proprio ed anche a fini di intervento diretto. E quindi il volto che era anche a volte arcigno delle istituzioni comunitarie, in particolare sul tema degli aiuti di Stato, si è aperto a una decisa maggiore benevolenza. La terza linea di evoluzione o caratterizzante che si può notare è in qualche modo leggermente paradossale, perché quando da un lato si torna a invocare il ruolo dello Stato, la sua capacità di protezione dei cittadini, e ancora una volta viene accettato da molti affezionati a questa idea, talvolta anche con toni di chiusura, che la cooperazione e l'integrazione sovranazionale è essenziale. Lo Stato, insomma, doganiere, lo Stato imprenditore, lo Stato salvatore, lo Stato protettore, e uso ancora una terminologia che è già stata evocata,
può ben poco su scala locale, sia soprattutto per i piccoli paesi europei, dalla meno piccola Germania al più piccolo Belgio. Può ben poco se i confini si fermano alle Alpi e al Mediterraneo. La domanda di fondo, naturalmente, che emerge è quanto e per quanto tempo. E allora, da questo punto di vista, il titolo, e lo cito nuovamente, del recente volume di Bassanini, Napolitano e Torchia, è secondo me una buona sintesi, ma forse lo si può leggere anche come un auspicio. Parlano infatti questi autori di stato promotore, lo ha già detto Zoppini, promotore della tecnologia, promotore del cambiamento ecologico, ma sarà capace poi di fare un passo indietro. E allora consentitemi in alcuni minuti che mi restano di fare riferimento a tre esempi che non possono essere più che esempi e brevi richiami di strumenti più recenti. Il primo è un esempio dello stato regolatore e mi riferisco al Golden Power, lo strumento con il quale il governo può bloccare o porre condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese che, almeno inizialmente, dovevano essere operanti in settori strategici importanti per la sicurezza nazionale da parte di particolari soggetti esteri. Questo strumento, comunque, da sempre e in tutti gli ordinamenti, a cominciare dalla liberalissima Stati Uniti d'America, è uno strumento altamente discrezionale. Ma è a tutti noto come con gli anni, in particolare negli ultimi mesi che sono trascorsi, lo strumento ha ulteriormente ampliato la sua ampiezza e la sua pervasività, si è esteso addirittura a operazioni intracomunitarie. Si è esteso a settori quali quello bancario, finanziario, assicurativo, su cui non è sempre chiara la, esigenza strategica di fondo. E il risultato quindi è stata una disciplina, decisamente pervasiva e, potenzialmente molto discrezionale, che ha portato anche nel dubbio a numerosissime notifiche, anche di operazioni interamente domestiche, che non si può negare che hanno comportato alcuni rallentamenti e incertezza che non sono probabilmente del tutto favorevoli agli investimenti. Ecco, sotto questo profilo, ferma la fase di, come dire, interlocuzione che stiamo attraversando, in assenza di più chiari confini e limiti alla discrezionalità dell'esecutivo, passata a questo momento di tolleranza dovuto anche al periodo complicato, è difficile escludere delle censure, probabilmente anche a livello europeo, nonostante i recenti incoraggiamenti proprio dell'Unione Europea in questo senso. Il secondo riferimento che faccio, ma credo poi i relatori che seguono lo esamineranno da altre prospettive, è quello al cosiddetto patrimonio destinato, gestito da Cassa Depositi e Prestiti. Questo è uno strumento di grande interesse e sotto molti profili anche strettamente tecnici, parecchio innovativo, che si affianca ad altre forme di possibile intervento con alcune caratteristiche peculiari. Come è noto, opera attraverso due modalità, una di sostegno temporaneo a imprese, diciamo, medio-grandi, essenzialmente per garantirne la continuità, che non abbiano commesso talune irregolarità, e naturalmente in deroga a eventuali limiti sugli aiuti di Stato. La seconda invece è un tipo di operatività a condizioni di mercato insieme a investitori privati. Le possibilità sono molto ampie, le opportunità preziose, ma indubbiamente vi sono anche alcune incertezze circa l'impatto nel medio-lungo periodo. D'altro lato è uno strumento anche che pone da un punto di vista strettamente di diritto societario delle interessanti novità. Lo stesso utilizzo dello schema in fondo del patrimonio destinato, pur senza i limiti che hanno le società di diritto comune. Il fatto che gli investimenti sono comunque guidati da un obiettivo che non è solo quello del sostegno
situazioni di crisi, ma anche in qualche modo quello della trasformazione dell'economia e della promozione appunto dello sviluppo tecnologico, della Green Revolution, e presenta alcune peculiarità che sono forse un po' tecniche, ma vale la pena di citare anche come deroga ai meccanismi giuridici normali. Ad esempio il fatto che l'intervento del patrimonio non attiva clausole statutarie o contrattuali di cambio di controllo. E quindi, diciamo così, è possibile o facilitato anche a fronte di accordi privati che avrebbero altrimenti previsto una maggiore chiusura del capitale sociale. E dall'altro lato, la disciplina prevede anche delle deroghe, ad esempio, alla possibilità di revocatoria fallimentare e non, uno strumento che quindi protegge i fondi pubblici, come comprensibile che sia, ma che può anche naturalmente da un lato indurre a una minore prudenza i gestori e dall'altro porre delle domande a altri investitori o finanziatori privati. Insomma, sotto questo profilo, uno strumento che si aggiunge e che amplia le possibilità di intervento non solo, ma anche nel capitale di rischio delle imprese, in una fase in cui qualcuno sui giornali ha anche notato il come dire, senso di chiusura che dà il destino di Mario Draghi, che da promotore della fase di privatizzazione oggi si trova anche a gestire un ritorno dello Stato, sebbene i casi concreti che vediamo sono tra loro molto eterogenei, alcuni dettati da mere contingenze ed esigenze immediate, altre, come appunto l'iniziativa del patrimonio rilancio, che dovrebbe al contrario seguire delle strategie sulle quali però forse sarebbe opportuna una riflessione ampia e una indicazione da parte anche del governo. L'ultimissima tendenza a cui faccio riferimento, e davvero chiudo, è un po' eterodossa rispetto a questi richiami, pur essendo ispirata da trasformazioni epocali anche dell'opinione pubblica, ma è in qualche modo, se mi consentite, quasi invece opposta all'intervento dello Stato, sia esso diretto, ma in qualche modo anche regolamentare. Mi riferisco alla crescente domanda, da ultimo anche imperativo, che le imprese si facciano carico, le imprese private, di perseguire finalità cosiddette ESG, di tutelare e promuovere interessi di stakeholder diversificati ed eterogenei, di perseguire uno sviluppo sostenibile, insomma, al parziale almeno tramonto del paradigma della mera creazione di valore per gli azionisti, attraverso l'enunciazione di corporate purpose più o meno vincolanti. Queste tendenze che si sono affacciate alla ribalta del diritto dell'economia come forme di autodisciplina e come dichiarazioni volontarie, ma come spesso accade, sono presto se ne sono presto impossessati i legislatori, sia nazionali che comunitario, anche, bisogna dire, per una certa loro spendibilità politica, rendendole quindi maggiormente vincolanti. Ecco, in questo movimento c'è molto di buono, naturalmente vi è e vi sarebbe da discutere circa l'efficacia di alcune di queste formule che talvolta, anche qui è inutile negarlo, rischiano di essere piuttosto generiche e quindi potenzialmente poco utili, oppure proprio al contrario talmente ampie da consegnare a giudici e regolatori una ampia discrezionalità. Ma al di là della valutazione del merito, nel quadro dell'incontro e della discussione di oggi, quello che mi pare interessante è che questa tendenza suggerisce quasi una delega di funzioni ai privati, sottintendendo un pochino la volontà, e lo dico in modo semplicistico e forse provocatorio, di affidare la produzione di alcuni beni pubblici o quasi pubblici, come sono in fondo l'ambiente, il benessere della collettività, il rispetto della dignità umana, la tutela dei consumatori, a imprese private.
Ecco, forzo un pochino, ma naturalmente viene da chiedersi se anche in questo non si è di fronte a una sorta di nuova forma di collaborazione pubblico-privato, nella quale si vuole imporre e non solo incentivare l'interiorizzazione di alcuni obiettivi sociali e politici agli operatori di mercato. Un programma, insomma, ambizioso che solo il tempo dirà quanto efficace, ma che, di là dai tecnicismi, sembra richiedere un cambio di paradigma non solo rispetto all'intervento dello Stato nell'economia, ma diciamo così, anche rispetto all'intervento dell'economia privata sulla polis e non solo quella nazionale. Ecco, questi brevissimi e disordinati richiami vogliono solo evocare la poliedricità degli strumenti concreti e delle tecniche normative di questo forse nuovo rapporto tra Stato e imprese, un rapporto complesso e inevitabilmente, data anche la fase attuale, in parte confuso, accelerato da catalizzatori drammatici, ma che in parte anche raccoglie delle tendenze, dei corsi e dei ricorsi di un orizzonte più vasto che molto probabilmente è troppo presto per valutare, ma che richiede una certa vigilanza non solo dei policy makers, degli operatori, degli studiosi, ma anche dei cittadini. Io vorrei darvi giusto alcune riflessioni o alcuni elementi che ci derivano dalle cose di cui mi occupo, dalle cose che normalmente vedo più facilmente, cioè il contesto internazionale ed il contesto europeo. Io, come tutti noi, davanti alla fase pandemica, mi sono posta il problema del cosa sarebbe cambiato. E ho però l'impressione che tantissime cose, speriamo, cambieranno, o comunque ci sia in ogni caso un cambiamento, o ci sarà un cambiamento che deriva da tanti elementi, o che comunque si radicalizza in elementi che già esistevano prima. Io vorrei quindi darvi alcuni flash, che spero complementino, quello che hanno detto finora gli altri relatori, gli altri contributori, cercando di darvi tre o quattro elementi che a mio avviso portano a dire che l'intervento pubblico nell'economia oggi, è diverso, anche se radicato su ciò che già c'era e che è arrivato lentamente nell'evolversi non solo del dibattito economico e del dibattito politico, ma anche del mercato, dell'innovazione, delle strutture del mercato che hanno richiesto per forza un atteggiamento diverso nel modo in cui lo Stato, regolatore o direttamente operatore è obbligato a trovarsi. Fatemi fare alcuni esempi, vi dicevo, a flash. Il primo, visto che abbiamo usato varie definizioni, abbiamo già usato l'espressione stato promotore. Stato promotore in alcune zone, soprattutto per quello che riguarda l'innovazione tecnologica, è uno stato promotore nel senso che è uno Stato che partecipa alla creazione e alla diffusione della start-up o dell'innovazione. Sono sicura che nei mercati finanziari avete tutti sentito parlare delle sandbox, ad esempio. Che cosa sono le sandbox o che cosa sono i cosiddetti incubatori che a volte addirittura le banche centrali mettono in essere? C'è un modo di regolare il mercato e di regolare l'entrata nel mercato di nuovi attori che hanno nuovi modelli di business e nuove tecnologie tramite la presa per mano e la compartecipazione della realizzazione del progetto. Progetto in gran parte pilota, però voi vi trovate con un Ministero delle Finanze o con un'autorità regolatoria del mercato, inclusa la Banca Centrale, che da regolatore diventa veramente promotore, nel senso che arriva addirittura in alcuni paesi a finanziare l'attività del progetto pilota, quindi a partecipare nella scelta del tipo di progetto da portare avanti e
del suo ingresso nel mercato. Voi capite che rimane sicuramente un'attività che possiamo continuare a definire regolatoria, perché non c'è da parte del regolatore alcun intervento diretto se non eventualmente di finanziamento, ma è un regolatore che interviene ex ante nella strategia in qualche modo e quindi anche nella trasformazione economica. Accanto a questo tipo di regolatore, avete un regolatore che invece io potrei chiamare, visto appunto che usiamo varie espressioni, stato, catalizzatore in qualche modo. Qui il professor Venturuzzo aveva già fatto riferimento al patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti. In realtà Cassa Depositi e Prestiti fa parte, ha tante attività, fa parte di tante cose. La cosa su cui a me interessa di più focalizzarmi però è il ruolo che Cassa ha come cosiddetto istituto nazionale di promozione all'interno dei piani dell'Unione Europea. Allora, se si può parlare di uno stato promotore, si può anche parlare di uno stato catalizzatore e poi stato. Qui parliamo in gran parte anche di enti, di istituzioni dell'Unione Europea e quindi di situazioni dove l'intervento pubblico non è semplicemente un intervento nazionale. Perché è interessante il fenomeno degli istituti nazionali di promozione che per l'Italia è Cassa Depositi e Prestiti e che non fa solo, e che non si occupa solo di patrimoni destinati? Perché sono sicura che tutti ricordate il piano Juncker del 2014, che era un piano che costituiva, è stato l'inizio appunto di tutti quei fenomeni, poi di finanziamento che ci hanno portato al Next Generation, al cosiddetto Invest EU di politica della Commissione e alle innovazioni che oggi vediamo proprio nella forma di finanziamento e di possibilità anche di reperire il finanziamento per lo sviluppo e gli investimenti in Europa. Il piano Juncker era un fondo, stabiliva un fondo europeo per gli investimenti strategici e lo faceva, è stato portato avanti e sviluppato anche nel 2020 e poi è stato sostituito invece appunto dal programma Invest EU, che vede varie composizioni di cui tutti parliamo regolarmente. Ma quello che mi interessa è che questo modo di procedere non dà adito esclusivamente ad un finanziamento da parte delle agenzie o dagli enti, sia nazionali che europei, ma di una vera e propria cooperazione verticale ed orizzontale. Voi siete in una situazione in cui lo Stato o l'ente pubblico non solo finanzia il progetto, ma di nuovo copartecipa alla trasformazione economica nella scelta, ad esempio, di progetti di medio e lungo termine, laddove per il privato è troppo rischioso eventualmente assumere il finanziamento. Dove l'investimento è di medio e lungo periodo, lasciando eventualmente al privato l'investimento più a breve periodo, occupandosi della infrastruttura, lavorando in sinergia con il privato. Quello che è interessante del patrimonio destinato, o quello che è interessante delle politiche appunto dello Stato catalizzatore, è il lavoro in una piattaforma di finanziamento che vede pubblico e privato insieme, che vede una strategia che è parzialmente pubblica e parzialmente privata. E questo, secondo me, valeva anche per ciò che vi ho detto prima in termini di stato promotore, nonostante le sandbox o comunque la logica della promozione delle start-up e dei nuovi progetti là, cioè dentro al sandbox, anche laddove è finanziato, è più vicino all'aspetto regolatorio. Ci sono invece dei modi di lavoro, di intervento della parte pubblica che non si limita solo ad accompagnare il privato, ma co-gestisce con il privato. E
di sicuro tramite queste piattaforme di investimento su cui si basa anche la Next Generation, voi avete appunto, in via teorica, non sta a me dare giudizi sulla capacità di realizzazione concreta di questi strumenti, ma è sicuramente un elemento che mette insieme le due domande che abbiamo ricevuto dal professor Zuppini, cioè è diversa la interazione, è diverso lo strumento. E non è un fenomeno che è nato oggi e non è un fenomeno che è nato a causa del Covid, ma è un fenomeno che a causa delle situazioni di oggi trova sicuramente più, diciamo, solidità e più in qualche modo capacità di utilizzo. Ma in un contesto dove, secondo me, veramente pubblico e privato sono davvero in, diciamo, concomitanza. Peraltro sono sicura che tutti voi avete visto che pubblico e privato è anche uno che non è semplicemente i PPP di cui noi parliamo quando parliamo di gare o di partecipazione ad appalti, ma include anche il project financing, include tantissimi strumenti dove l'allocazione del rischio è effettivamente distribuita, allocata tra gli attori, siano questi pubblici, siano questi privati, in una formulazione veramente di coesistenza e di sinergia dell'uno e dell'altro. Questo che io vi dico però, questo passaggio di pubblico-privato che va ben oltre il semplice PPP, ha anche una rilevanza internazionale pura, nel senso che questi sono fenomeni che nascono anche dalla diversa struttura dei mercati, dal fatto che per il singolo Stato diventa estremamente difficile poter finanziare o investire su un progetto puramente nazionale, quando ci si ritrova in mercati, non mi piace l'espressione globale, ma in mercati che funzionano in modo superiore rispetto agli stati, dove avete delle piattaforme digitali o decentralizzate che superano completamente i confini del potere di regolazione del singolo Stato. C'è quindi la necessità inevitabile di passare il confine pubblico-privato ed è l'aspetto internazionale che in molta parte sicuramente contribuisce a questo risultato. Parliamo d'Italia e se parliamo d'Italia per forza appunto parliamo di Unione Europea e certi discorsi li possiamo fare solo all'interno di una organizzazione così strutturata come l'Unione Europea. Non possiamo fare questi discorsi superando le forme di cooperazione e di unione come quelle che abbiamo in Europa, perché sono troppo lasse, sono troppo fluide quelle che abbiamo a livello internazionale, ma gli input sicuramente ci arrivano a livello internazionale. E permettetemi con questo di dare l'ultimo elemento che secondo me è il contributo su cui forse posso dire qualcosa di un poco più originale appunto per la, diciamo, per il mio vissuto. E cioè l'aspetto proprio di investimenti diretti. Prima il professor Venturuzzo faceva riferimento al Golden Power. Il Golden Power è in realtà un prodotto nazionale, anche se poi sulla sua perfetta coesistenza con lo strumento dell'Unione Europea si può discutere, ma è in qualche modo l'applicazione nazionale di un regolamento sullo screening degli investimenti di derivazione europea. Qui abbiamo di nuovo lo stesso fenomeno che vi ho descritto riguardo agli istituti nazionali di promozione, cioè il fatto che, che a livello nazionale ci dovrebbe essere una copartecipazione, una discussione, un dialogo tra autorità in modo che il singolo si occupi dell'interesse nazionale, ma se ne dovrebbe occupare in coesistenza e sinergia con gli altri interessi europei. Il regolamento sullo screening degli investimenti, che è comunque uno strumento che vuole sicuramente essere anche di difesa rispetto ad alcune politiche di altri paesi, o di altre regioni, in verità ha un elemento fondamentale nel suo seno, ed è un diverso concetto di investimento diretto rispetto a quello che noi abbiamo sempre visto e che ci rientra quindi nelle logiche del
libertà di mercato che abbiamo sempre visto finora e che ha fondato i principi sia dell'OMC che appunto del cosiddetto diritto internazionale degli investimenti diretti. Non è solo un regolamento come quello sullo screening degli investimenti che va considerato con attenzione e che esiste anche in moltissimi altri paesi. È proprio tutta la logica del diritto degli investimenti diretti che sta cambiando. Siamo nella una delle tante nuove generazioni di accordi di investimenti diretti. Si va di generazione in generazione, ogni volta che ci sono dei cambiamenti di prassi si parla di una nuova generazione. Ora siamo all'ultima nuova generazione degli accordi di tutela degli investimenti diretti, che hanno dei caratteri drammaticamente diversi da quelli che perlomeno hanno dato origine all'istituto. Prima di tutto cambiano le definizioni di quali siano le imprese che devono essere protette. E notate, perché tutti avete seguito i dibattiti del G7 relativamente alla tassazione delle multinazionali, che qui in parallelo, allo stesso modo, si cerca di parlare di protezione delle imprese che non hanno semplicemente una sede legale nel paese, ma che abbiano anche un'attività concreta nel paese. Cambiano le definizioni di controllo, perché? Per permettere di trovare degli ancoraggi più ovvi al qual è l'investimento che tu sei disposto a proteggere nel momento in cui l'investitore va all'estero. Ma c'è un cambiamento fondamentale, e che è su quello su cui io vorrei chiudere, e che mi lega a quello che diceva il professor Venturuzzo sugli SDG. C'è una responsabilizzazione forte, profonda, evidente da parte dell'impresa investitrice, dell'investitore, al rispetto di alcuni principi che possiamo chiamare di sviluppo sostenibile. Cioè, non semplicemente, non c'è solo ciò che descriveva il professor Venturuzzo di in qualche modo caricamento al settore privato, diciamo, di alcune responsabilità di realizzazione di interessi pubblici. Qui sono proprio delle vere e proprie clausole di condizionalità. Cioè, se vuoi entrare nel paese, se vuoi avere quella protezione che viene riconosciuta all'investimento diretto straniero, tu devi rispettare alcuni standard internazionali che addirittura il paese ospite potrebbe addirittura non rispettare. Quindi c'è di sicuro un rivolgimento, una modifica della logica del diritto degli investimenti, ma anche di sicuro una responsabilizzazione del privato, che peraltro abbiamo visto, anche se non è il tema di oggi, nelle logiche della diciamo, gestione degli aspetti vaccini per quello che riguardava l'aspetto pandemia. Concludo semplicemente dicendo questo. A mio avviso, il contesto internazionale, il dibattito internazionale, la struttura dei mercati oggi ci sta facendo fare dei passi avanti, avanti nel senso di modifica di quello che è l'intervento, quello che chiamiamo l'intervento pubblico in economia. A mio avviso, si tratta però di una formula che rende veramente molto più fluidi i confini tra quello che è pubblico e quello che è privato. E si sta andando anche su strutture di cooperazione sovranazionali o che superano i confini, dove effettivamente più che parlare di intervento pubblico nell'economia si parla di coesistenza, di concomitanza, di compartecipazione dei vari enti, siano essi pubblici o siano essi privati. A mio avviso non c'è niente di nuovo in questo, nel senso che non è nato ieri, ma oggi sicuramente per tanti concomitanti fenomeni sta sicuramente cambiando il volto di quello che noi normalmente chiamiamo l'intervento pubblico nell'economia. Qualche parola conclusiva, a qualche tentativo di parola conclusiva. Beh, ricordo come Carlo Azeglio Ciampi amasse evocare, anche oggi è stato evocato, a proposito di regulation e deregulation, e quindi in sostanza a proposito di intervento pubblico o viceversa,
appartarsi dello Stato nell'economia, diceva, evocava Ciampi la figura del pendolo. No. Sicuramente oggi il pendolo ritorna verso una voglia, un bisogno di intervento pubblico di Stato. Intervento pubblico Stato, qualcuno l'ha evocato, perché dobbiamo anche occuparci di questi aspetti, non è più considerato una cattiva parola, non è più considerato politicamente non corretto. Qui ci sarebbe da fare una forte autocritica anche al mondo di noi giuristi. Il fatto che ci si lascia prendere, io credo, troppo dalle mode, ci siamo lasciati prendere da questa grande moda delle virtù meravigliose del mercato, ci siamo lasciati prendere dall'Oed Economics, abbiamo considerato intervento dello Stato uguale corruzione, uguale inefficienza, uguale mani non pulite, e abbiamo abbandonato una prospettiva che, come è stato giustamente osservato, direi, da tutti coloro che sono intervenuti, una prospettiva, quella dell'intervento in qualche modo dello Stato nelle attività economiche, della presenza dello Stato nelle attività economiche, se non altro a livello di regolazione, dicevo, un aspetto che è sempre esistito. Dunque, oggi questo mi sembra un dato ormai consolidato. L'intervento dello Stato non ha e non ha più la fisionomia solo dello Stato imprenditore diretto, ma l'intervento dello Stato si declina in tanti aggettivi. È inutile che io li ripeta, sono stati messi in luce: promotore, facilitatore, garante, finanziatore, ma anche a volte imprenditore diretto, eccetera. Questo, si dice, è la novità di oggi. Il combinato operare della crisi del 2007-2008 e della pandemia, che interviene su un'economia non ancora completamente risanata dalla crisi 2007-2008, dicevo, questa è la caratteristica, si dice, di novità oggi dell'intervento pubblico. Io direi sì, senz'altro, ma guardate che, e il libro di Astrid Bassanini, Napolitano Torchia, lo mette molto in luce, un grande pregio, ma badiamo, in questi anni qualcosa, c'era una brace sotto la cenere, si sperimentava, è stato ricordato giustamente tutto il problema delle start-up, è stato ricordato il sostegno all'innovazione, tutte forme che attraverso Cassa Depositi e Prestiti soprattutto prendeva nuove forme, in particolare la forma della costituzione di fondi di investimento variamente specializzati che investivano in questo o quel ambito, con questa finalità in genere di innovazione. Si è anche tentato, ma era difficile perché lo statuto di Cassa Depositi e Prestiti poneva un vincolo per cui l'intervento non doveva essere di salvataggio, no? Si è anche tentato operazioni di turnaround di società in difficoltà, ma che presentavano potenzialità per essere campioni di innovazione di nuovo corso. Quindi questa moltiplicazione di ruoli dello Stato, questa ricchezza di forme che assume, è qualcosa che è andato oggi molto sviluppandosi, tuttavia
valorizzando intuizioni, sperimentazioni che in questi anni ci sono state e hanno dato frutti interessanti. Ecco, quindi il fondo delle piccole e medie imprese, il fondo, il patrimonio, rilancio, eccetera, sono grandi novità, ma insomma si formano in una casa e sperimentazioni ne aveva fatto. Su questi interventi, sperimentazioni fra le quali vi sono anche interessanti leve fiscali, no? Che non è più la forma, questo è un aspetto che noi commercialisti o vicino a volte trascuriamo, ma lo strumento fiscale in questi anni non ha più preso solo la forma appunto dell'esenzione perché sei in una certa zona eccetera, ha preso forme appunto del patent box, ha preso forma degli ammortamenti anticipati per le, e accresciuti per gli investimenti in innovazioni, quindi una leva fiscale diciamo orientata a una politica industriale, non orientata a un assistenzialismo. Dicevo, in tutto questo, oggi in cui si ritorna anche a forme di presenza diretta, seppur in genere in posizione non maggioritaria, diciamoci prospettive di Ilva all'Italia, ma anche forse Autostrade, sono un po' un ritorno, ma non sono, credo, la linea dominante, la linea che caratterizza e caratterizzerà l'investimento pubblico in questo tempo. Dicevo, di fronte a queste forme di presenza dello Stato si pone il problema, a volte molta enfasi sulla temporaneità. Sì, ma non troppo a lungo. Sì, ma devi sapere Stato sganciarti al momento opportuno. Sì, non devi troppo legarti le mani. Beh, io direi è vero, ma con qualche attenzione. Intanto i 12 anni non è che sia proprio un breve periodo del tempo del disinvestimento dei patrimoni. In secondo luogo, a me pare che più che la temporaneità, o perlomeno ciò che colora la temporaneità, è l'obiettivo di condurre l'impresa dove si interviene verso obiettivi di trasformazione e di innovazione. Questo è il driver fondamentale, il driver che ha anche una faccia triste, che si passa certe volte un po' in silenzio, che questo intervento e questa finalità vorrà dire in me anche selezione, vorrà dire anche abbandono di rami secchi, vorrà dire anche pesanti ristrutturazioni. Basta questo a dire come siamo lontani dall'epoca che a volte si evoca, ma in gazzette direi di secondo ordine, all'epoca dei vari, non dico IRI che era nobile, ma GEFI, MGEPI, eccetera, eccetera, in cui la finalità era quella solo del salvataggio del posto di lavoro, del salvataggio di un certo territorio e così via. Questo mi sembra l'imprinting di grande novità. E poi un altro protagonista che appare in questo periodo è quel universo di cui tanto il paese si è vantato, probabilmente un po' a torto, del tessuto delle piccole e medie imprese. No. Qualcuno già dice, attenzione alle stesse provvedimenti emergenziali, il fondo per le piccole e medie imprese
prevede solo obbligazioni, strumenti. Il debito non ha altrettanta attenzione come Patrimonio Italia con il suo investimento per chi supera i 50 milioni. Ecco, l'universo delle piccole e medie imprese è un qualcosa sotto osservazione in cui la mano pubblica, lo Stato, sta cercando, a mio parere, ancora di mettere bene a fuoco lo strumento di intervento. Perché qui si tratta di favorire il salto dal piccolo medio, bello, ma fino a un certo punto, al medio grande e al grande. E si tratta ancora una volta quindi di interventi che devono dare delle strutture comuni, per esempio reti, per esempio servizi comuni, facendo selezione fra chi è esponente di un'economia così marginale e chi invece ha i germi, anche se di lunga costituzione, della start-up e di recettore portatore di innovazione. Questa è un'altra sfida, mi sembra, che il moderno atteggiarsi, l'attuale atteggiarsi dell'intervento pubblico sta prendendo in considerazione con una certa fatica e sicuramente qui tuttavia si gioca molto del nostro futuro, che non può continuare su un tessuto appunto romantico di piccole e medie imprese e così via. Certo, e con questo arrivo per me a una ovvia conclusione, certo si dice attenzione che lo Stato in tutte queste sue diciamo qualificazioni deve avere capacità, e quindi il problema del diciamo del tessuto di imprenditori pubblici di qualità. Certo, tutto questo ripropone il problema dei rapporti con la politica, perché sull'efficienza e preparazione di chi è lo Stato nei vari interventi e nei vari ruoli, sulla barriera contro la così invasione politico spicciola di cui ci sono molti e visibili appetiti, beh, io credo che qui sono vecchi problemi con cui si gioca anche il nuovo, il nuovissimo delle forme che lo Stato e l'intervento pubblico sta prestando. Quindi il problema dello Stato imprenditore immediatamente porta a un discorso di vigilanza e di attenzione politica grandissimo. Questo credo che sia la sfida del nuovo tempo. Sfida del nuovo tempo. Io sono d'accordo fino a un certo punto con quello che si ricordava della definizione dell'amico Sabino Cassese sulla nuova Costituzione economica. È vero, nuova Costituzione economica in senso materiale, quella realtà dello Stato finanziatore che usa la leva fiscale, promotore, innovatore, eccetera, eccetera, è nuovo. Ma a livello della Costituzione, con questo faccio un romantico lode finale alla nostra Carta Costituzionale, signori, non c'è l'articolo 43, il famoso articolo 41 a mio avviso è una miniera da scoprire. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinate a fini sociali, come il secondo comma sulla funzionalità rispetto all'utilità generale e così via. Beh, un tempo si temeva e si leggeva nel terzo comma dell'articolo 41 il rischio della programmazione sovietica. Oggi lo vediamo come siano formule che aprono appunto a questa considerazione non solo di grandi valori sociali, il Green Deal, eccetera, eccetera, ma diciamo di nuovi obiettivi socio-politico-economici. E la grande altra novità è la possibilità e la facilità con cui ci combiniamo con l'Unione Europea, in cui la collega Balacuti ha dato delle interessantissime considerazioni, che si sta muovendo, io credo, nell'apparente rigidità dell'austerità, dei divieti, di aiuti di Stato, si sta muovendo in una direzione di nuova politica industriale, probabilmente molto più coraggiosa che quella che un'opinione pubblica diffusa e forse anche noi giuristi eravamo abituati a, così, a utilizzare. Quindi, in conclusione, un capitolo, quello del Stato oggi nell'economia, dell'intervento pubblico, direi affascinante, che segna una nuova epoca, veramente un nuovo periodo storico di cui esiti stiamo scrutando e forse non abbiamo ancora ben delineato e messo a fuoco. Ragion per cui questi dibattiti, a costo della noia degli ascoltatori, sono molto utili e ci auguriamo che si moltiplichino. Grazie.